accenno col braccio. Con due pollici. Da quel momento saremo online, saremo in streaming, in diretta streaming sul sito ball.it, dove un sacco di utenti da casa seguiranno, potranno interagire con l'intervista che si terrà su questo palco con l'ospite di oggi, con lo scrittore di oggi. Ok, pronti? Per cui parte. Entusiasmo. Ciao a tutti, benvenuti. Benvenuti, ben arrivati. Benvenuti qui al salone del libro di ball.it, Bionda, ex Bionda. Benvenuti a tutti coloro che si sono collegati sul sito ball.it, che grazie alla nostra tecnologica redazione, eccola lì, bella e sorridente, potranno tramite il live blogging partecipare e porre dei quesiti al nostro intervistato di oggi. La nostra postazione dove i nostri blogger resident hanno fatto dell'entusiasmo una bandiera e del sorriso un dovere. Un grosso applauso per quest'uomo che si sta ammazzando di lavoro da tutta la settimana. Ma veniamo subito al nostro incontro. Perché c'è un altro blogger importante. L'intervistatore di oggi, che è Antonio Sofi, è autore e blogger, e come blogger è conosciuto perché è colui che presiede, io so la parola presiede, il sito Webblog. Chi legge Webblog non può che essere amico di Sofi, che è qua con noi. Eccolo, un grosso un applauso per questo autore televisivo, per questo Ciao. Blogger. Ciao, se ti bacio lui ti devo baciare anch'io. Perché fare delle differenze? Perché fare delle differenze. Io ti cedo il microfono e soprattutto ti cedo l'intervistato, che adesso lui presenterà. L'intervistato è un grande scrittore, si autodefinisce e soprattutto è definito uno zingaro della globalizzazione, perché gira a destra e a sinistra, prima in un posto, ti distrai 5 minuti dall'altra parte del mondo, da San Francisco a Pechino, dall'India a New York, ha scritto Occidente Estremo, lui è Federico Rampini! Ciao Federico, come va? Bene, grazie. Sei contento Buongiorno. Della presentazione? Molto contento. Meglio di una riga sulla portiera della macchina. Io vi lascio, ricordo a tutti che poi anche Federico darà la lista dei suoi 5 libri del cuore per il Donnable, per cui mi raccomando con i logati a casa di tramite live blogging di fare le domande e buona intervista. Grazie, grazie di nuovo, un applauso lo facciamo anche noi a loro, anche loro è un duro lavoro. Iniziamo questa chiacchierata con Federico Rampini, io sono molto contento di essere qui a chiacchierare con un grande giornalista su questo libro che è del 2010, vedo Federico, si chiama Occidente Estremo ed è un libro, io lo definisco un libro calamita perché cerca di tenere insieme due mondi che dipende da quali poli si avvicinano, sono mondi che si respingono, che si attraggono, gli Stati Uniti e la Cina. Federico ha fatto tanto nella sua vita, è stato vice direttore del Sole 24 Ore, è stato nella redazione di Milano di Repubblica e poi ha iniziato a fare l'inviato, credo che sia poi la cosa che gli piace di più, ma glielo chiederemo. È stato a San Francisco per molti anni, quindi sul lato ovest degli Stati Uniti, poi è andato in Cina, a Pechino, proprio negli anni ruggenti di una superpotenza che iniziava ad avere davvero a far sentire la sua voce nel panorama mondiale, e poi è tornato a New York negli ultimi anni. E da questo pendolo tra gli Stati Uniti e la Cina ha un osservatorio davvero privilegiato per capire le affinità e le divergenze tra questi mondi. A me c'è un passaggio dell'introduzione del libro di Rampini che mi ha colpito e credo che spiega perfettamente la ricchezza di questo punto di vista, di questo Occidente estremo che lui racconta. Il fatto che quando era a San Francisco, alla fine l'Occidente di San Francisco era l'Oriente, era la Cina. E allora mi ha fatto ricordare, mentre ovviamente per la Cina l'Occidente è l'Europa, di nuovo l'America, allora mi ha fatto ricordare un film straordinario con Luciano De Crescenzo, Così parlò Bellavista, in cui lui, il professore napoletano, c'era l'ingegnere di Milano che era sceso a Napoli, e per frenare gli istinti un po' polentoni gli diceva: attenzione che c'è sempre qualcuno che è più a nord di te. E quindi quello che ci vuoi raccontare, Federico Rampini, in questo libro è che c'è sempre qualcuno che è più occidente di te, forse, che c'è sempre qualcuno a cui guardare verso un occidente che forse è sempre più ambito ma sempre meno, ricercato, sempre meno un modello di sviluppo, come dimostra la crisi di questi ultimi anni. Io voglio iniziare con Federico a chiedergli di
di una cosa che è successa anche recentemente dal suo punto di vista, anche perché lui parla della superpotenza americana, della superpotenza cinese e per esempio anche di Obama e del ruolo che ha il Presidente degli Stati Uniti. Recentemente abbiamo visto come Obama si è rifatto un po' una bella immagine anche in patria con l'uccisione di Bin Laden, e a me ha colpito quell'immagine. Io so che tu sei anche accreditato alla Casa Bianca e quindi puoi vedere da vicino il Presidente di Obama, ed è stato, diciamo, sul palcoscenico internazionale per questo caso, e a me ha colpito perché, leggendo il tuo libro e questa comparazione con la Cina, di tutti sappiamo cosa hanno pensato di questa cosa di Bin Laden, tranne della Cina. Cioè la Cina non esiste, la Cina non si vede, non si sente, non c'è. Dunque, intanto buonasera, buon pomeriggio, grazie di essere venuti, mi fa molto piacere essere qui. Mi soffermo un attimo su quello che hai detto prima, cioè è vero che c'è sempre qualcuno che è più occidente di noi e che nei miei 4 anni di vita in California a un certo punto ho avvertito che l'idea di Occidente, almeno in un certo senso, in un certo significato che noi abbiamo attribuito storicamente alla parola Occidente, cioè l'Occidente come motore dell'innovazione, del moto perpetuo, del cambiamento continuo, della volontà di plasmare il futuro, si stava trasferendo davvero a occidente della California, cioè sull'altra sponda dell'Oceano Pacifico, in Cina. E la Cina, che ho trovato immergendomi per 5 anni della mia vita in quel paese, è effettivamente diventata il centro, la locomotiva dello sviluppo mondiale, con degli aspetti straordinariamente positivi per il benessere che ha diffuso in parte della buona parte della sua popolazione, ma anche con degli aspetti preoccupanti, molto inquietanti, che racconto in questo libro, alcuni dei capitoli dell'Occidente estremo in cui ho condensato le esperienze più importanti di 11 anni della mia vita. Alcuni capitoli sono i ricordi più terribili che mi sono portato dietro dalla Cina, la mia visita in Tibet nel 2008 dopo la repressione della rivolta tibetana, la mia visita nello Xinjiang dopo la repressione militare della rivolta degli Uiguri. E allora vengo con questo a rispondere alla domanda sull'uccisione di Bin Laden. È vero che la Cina è stranamente silenziosa, ma lo è anche nel senso peggiore, cioè da quando all'inizio di quest'anno si è messo in sommovimento tutto il mondo arabo, le rivolte partite dalla Tunisia, poi estese al Cairo, all'Egitto, adesso alla Libia, hanno creato un ulteriore nervosismo nella leadership cinese, che teme un possibile contagio. E allora la censura in Cina è diventata ancora più severa. Un paese che ha fatto grandi progressi dal punto di vista del benessere materiale e anche di certe forme di libertà, ma non la libertà di espressione, non la libertà di informazione, non la libertà politica. E quindi il silenzio su Bin Laden si spiega perché c'è un grande imbarazzo in Cina nei confronti della primavera araba, come è stata definita, e questo fiorire di movimenti che si ispirano a valori che sono ancora valori occidentali, ma nel senso dell'Occidente classico, cioè diritti umani, la libertà di espressione, il pluralismo. Questo spiega anche il fatto che l'uccisione di Bin Laden, che in qualche modo è il coronamento di una fase storica nel mondo arabo in cui Al-Qaeda già era un po' marginale, perché le parole d'ordine di Piazza Tahrir al Cairo non sono le parole d'ordine del terrorismo, della violenza o dell'instaurazione di un regime islamico, ma sono invece parole d'ordine di libertà. E queste non risuonano bene. La Cina di oggi, vedete, è un paese cui veramente io in 5 anni mi sono immerso in quel continente straordinario, l'ho anche amata profondamente, ma ne vedo gli aspetti più terribili, più raccapriccianti, e uno di questi è andato in scena alla fine dell'anno scorso, quando il poeta Liu Xiaobo ha ricevuto il premio Nobel della pace e lo ha ricevuto mentre era già in carcere, condannato a 11 anni di carcere,
Il governo di Pechino non solo non gli ha consentito di uscire dal carcere per andare a Oslo a ricevere il premio Nobel, ma non ha permesso a sua moglie di uscire dalla Cina, non ha permesso ad alcun familiare o amico o rappresentante legale di andare ad accogliere il premio Nobel. C'è un solo precedente nella storia di un premio Nobel della pace trattato in quel modo, è accaduto durante gli anni del nazismo in Germania. Hitler impedì a un noto pacifista tedesco che era in carcere, che aveva ricevuto il premio Nobel della pace, di uscire, non lasciò che nessuno dei suoi conoscenti andasse a Oslo. Federico, io poi voglio che tu ritorni sul tuo racconto di Lhasa, del Tibet, del luglio 2008, che trovo nelle pagine più toccanti del libro e che ci spiega molto della Cina contemporanea. Poi magari voglio chiedere a chi, per esempio, quanti di noi, io stesso non ricordavo il caso che hai citato dello Xinjiang e dell'Uiguri, che era perché veramente una storia dimenticata. Però volevo fare un passo indietro, rimanendo su questo specifico cinese, da come emerge sul tuo libro, perché da una parte abbiamo un'America stravista, sempre sul palcoscenico, in cui i riflettori dei media illuminano ogni piccolo ambito, o almeno cercano di farlo, e dall'altra abbiamo una Cina silenziosa che non si fa vedere, che conquista il mondo senza che nessuno lo sappia, e tu racconti di questi nel tuo libro. Per esempio, mi ha colpito la storia della banca cinese che ha fatto più utili, e credo che sia ancora la banca che ha più utili in tutto il mondo, credo che abbia un neologismo, ICTC, ed è una, come dire, una sigla che nessuno conosce, eppure è una banca strapotente. Mi ha colpito questa cosa che c'è all'ingresso della banca, e questo motto cinese che dice: il dragone accovacciato guarda le onde. Allora, ecco, la Cina è un dragone accovacciato che silenzioso guarda le onde. E poi parli per esempio delle Chinatown che sono chiuse e che non si aprono. Come la vedi soprattutto questa Cina che sta all'estero e che non si fa vedere, che si acquatta nelle nostre società? Sì, a volte la sua ascesa è talmente irresistibile e prorompente che si nota comunque. Ad esempio, chiunque viaggi in Africa oggi si accorgerà subito che i cinesi sono dappertutto, stanno penetrando in tutta l'Africa. Uno dei capitoli del mio libro è dedicato a questa nuova colonizzazione dell'Africa da parte della potenza economica cinese. Oppure, quando io sono stato di recente, poco più di un mese fa, al seguito di Obama, in un viaggio di Stato di Obama in Brasile, il Brasile è la potenza emergente dell'America Latina. Obama ha voluto fare in Brasile il suo primo viaggio in America Latina proprio per riconoscere, dare atto a questa potenza della sua importanza, ma la nuova presidente brasiliana, Dilma Rousseff, invece, appena eletta, ha deciso che il suo primo viaggio all'estero lo farà in Cina, perché la Cina ha sostituito gli Stati Uniti come primo partner economico del Brasile. Queste sono cose che danno l'idea di quanto vasta, onnipresente sia la presenza cinese nel mondo. È vero che per certi aspetti continua a seguire una filosofia confuciana della modestia, cioè nessun dirigente cinese mai ammetterà in maniera aperta ed esplicita che la Cina ha delle ambizioni imperiali, che vuole diventare la prossima superpotenza leader. Eppure di questo si tratta. Il ventunesimo secolo sarà disegnato dalla sfida tra un impero in declino, quello dell'America, e un impero in ascesa, quello cinese. All'interno del Partito Comunista Cinese, i massimi dirigenti dello Stato organizzano periodicamente dei seminari di studio chiamando celebri storici, anche dall'Occidente, ad analizzare nella storia antica quali sono stati i fattori di ascesa e declino delle potenze imperiali, per dire come loro in realtà stanno pensando la storia anche nel lungo periodo. Il fenomeno delle Chinatown lo racconto perché è un altro volto della penetrazione cinese attraverso la diaspora, attraverso l'emigrazione. È vero che sono storicamente delle comunità piuttosto chiuse. Io ho conosciuto la più antica di tutte in Occidente, la Chinatown di San Francisco, che
risale al 1848 e ancora adesso ci sono dei vecchi cinesi lì che parlano soltanto mandarino o cantonese, così come poi ci sono i cinesi della nuova generazione che come Yang, il fondatore di Yahoo, che sono nella Silicon Valley e sono tra gli imprenditori di successo del miracolo tecnologico californiano. Federico, ha parlato, intanto una nota di metodo, c'è qualcuno che ha una domanda, basta alzare la mano, la accogliamo, poi credo che verranno anche da internet. Hai parlato di generazioni, a me ha colpito dei passaggi in cui un filo rosso che c'è in molti tuoi pezzettini di questo libro, che è un mosaico di storie, sulle generazioni, c'è una, quando tu racconti la società americana in crisi, racconti anche un problema generazionale. Ora, è vero che l'America ha un po' un'ossessione per le generazioni, cerca di ricondurre un po' tutto a generazione, generazione X, generazione baby boomers, eccetera. Mi ha colpito per esempio questo tuo racconto che fai della generazione sandwich, che sono i 40-50enni che devono mantenere i genitori anziani e mantenere i figli e che in un momento di crisi se la passano male. Ma parli anche appunto di generazioni, come dicevi, di sino-americani, di terza generazione che si staccano dalla cultura cinese d'origine, oppure lo straordinario racconto della generazione dei giovani tibetani o dei giovani cinesi che però si ribellano. Tibetani si ribellano alla Cina, all'Asia. Cosa vedi, diciamo, in questo filo rosso delle generazioni, del confronto, conflitto generazionale in Cina e in America? Beh, è un tema vastissimo, ma intanto diciamo che l'America conosce per la prima volta nella sua storia un fenomeno di disoccupazione giovanile a cui non era abituata e addirittura un fenomeno analogo a quello italiano cosiddetto, tra virgolette, dei bamboccioni, cioè i giovani adulti che non si staccano dalla famiglia, dai genitori, perché non ne hanno i mezzi, perché la situazione economica non gli consente di uscire di casa, di costruirsi una vita. Questo è un segnale di tensione a cui l'America non era abituata, veramente molto molto recente, un portato dell'ultimissima crisi, la più grave da 70 anni a questa parte. Il problema della generazione sandwich si sta già affacciando verso l'età della pensione, quella che è stata definita la generazione del baby boom, quelli che nacquero tra il 45 e il 1965, nel dopoguerra, ci fu un grande aumento delle nascite in tutto l'Occidente e adesso i più anziani di loro stanno vicini al pensionamento, ma l'America si sta già ponendo il problema di ridisegnare l'età della vita. Questo è uno degli aspetti in cui gli Stati Uniti rimangono un fantastico laboratorio di idee. Questo è uno degli aspetti del libro, in cui non parlo solo di declino dell'America, parlo anche di magnifica decadenza, perché rimane quella la società più feconda, più fertile di esperimenti nuovi, di idee, di innovazioni non solo tecnologiche ma anche di stile di vita, di valori. E allora ecco che di fronte all'invecchiamento demografico che riguarda tutti, salvo alcuni importanti paesi emergenti che fanno eccezione, l'America sta provando a ripensare le scansioni dell'età della vita e a pensare che a 60 anni comincia quella che loro chiamano the encore generation, cioè la generazione del bis, in cui a fine spettacolo, se la performance è stata buona, il pubblico applaude ed è il momento di risalire sul podio e di dare il bis, perché non ci si ritira veramente, si hanno ancora tante cose da dare alla società, alla propria, non solo alla propria famiglia, alla propria comunità, e bisogna organizzare il mondo perché i sessantenni sono il petrolio del futuro, no? Le pantere grigie sono il prossimo giacimento di energia da sfruttare. La Cina molto velocemente si avvia a conoscere lo stesso problema, perché il successo, l'efficacia della politica del controllo delle nascite del figlio unico fa sì che la Cina sta diventando un paese che invecchia molto molto rapidamente e un'intera generazione di cinesi sono figli unici, hanno due genitori e quattro nonni, quindi anche lì velocemente si va a porre il problema delle pensioni, problema nuovissimo a cui non sono ancora attrezzati a rispondere, non hanno costruito un welfare state moderno. Di Lhasa parlo invece, Lhasa, la capitale del Tibet, è uno dei luoghi che io amo di più della Cina,
la Cina lo ha annesso il Tibet. Teniamocelo per la fine, voglio che sì. Tu finisci con questa storia straordinaria. Una nota di colore, perché parlavi anche tu giustamente dei lati positivi che ha la crisi, questa splendida decadenza di cui tu parli e che stai guardando in America. Per esempio, mi ha colpito quando racconti che in America stanno riscoprendo, dopo 20 anni di tossicodipendenza da lavoro, le vacanze. E dicevi, c'è anche solo dei dati, fanno impressione, segnalavi tu, il 25% degli americani non ha mai fatto, non fa vacanze, di fatto non fa nemmeno un giorno di vacanza. E invece la crisi e anche un certo ripensamento dei valori del lavoro date dalla crisi generalizzata ha fatto riscoprire queste cose che noi in Italia invece stiamo sempre a guardare i ponti oppure quando possiamo smettere di lavorare. Beh, visto che siamo in un mondo digitale, che tutto quello che stiamo dicendo poi finisce nei nostri blog, voglio parlare di una realtà come Google, che conosco molto bene, perché avendo vissuto 4 anni a San Francisco, il Googleplex, la sede di Google a Mountain View, è un luogo che mi è molto familiare. Ecco, Google rappresenta un esempio molto tipico delle punte avanzate del nuovo capitalismo americano, che riflette anche sul nuovo senso da dare al lavoro, come valorizzare le energie umane, la creatività dei suoi dipendenti. Google impone ai suoi dipendenti di dedicare il 20% del loro tempo di lavoro retribuito a fare quello che cavolo vogliono loro, cioè possono mettersi a giocare a volley nel campus dell'azienda, possono giocare a scacchi oppure possono mettersi in un angolo, passeggiare in giardino o andarsene a casa loro e riflettere su un'idea che gli è venuta in quel momento. Perché hanno la certezza, hanno la prova che l'essere umano dà il meglio di se stesso non quando è spremuto come un limone, non come quando lo si strema fino alla distruzione di tutte le sue energie fisiche e psichiche, ma invece ha bisogno di tempi di riposo, di riflessione per dare il meglio di sé. E questo è questa è un'evoluzione positiva, uno dei risultati positivi dell'ultima crisi, quello di prendere le distanze da un modello di materialismo sfrenato, di rincorsa alla produttività a tutti i costi, anche distruttiva dell'equilibrio psichico, costringere a godersi le vacanze e trovare proprio delle modalità di organizzazione del lavoro che assomigliano di più, che assomigliano meno al taylorismo della catena di montaggio e assomigliano sempre di più al modo in cui si addestra un violinista, che non può suonare continuamente per ore e ore e ore senza mai fermarsi, ma deve avere dei tempi morti. O come si addestra, si allena un velocista, che anche lui alterna momenti di sforzo fisico intensissimo e momenti di riposo. Ecco, questi modelli vengono introiettati nella vita aziendale per trovare il modo di valorizzare la creatività di tutti. Certo, visto che hai introdotto il tema digitale, però mi è venuto in mente una storia che tu racconti nel tuo libro, che coinvolge un altro grandissimo personaggio, un'altra grandissima azienda che è l'Apple. Tu hai una conversazione con una gola profonda vicina a Steve Jobs e racconta del suo metodo di lavoro, che è un metodo di lavoro invece che tende a spremere le persone. Cioè, racconti, la prima cosa che lui dice quando un suo collaboratore entra a proporgli un'idea è: vabbè, tutto qui quello che sai fare, per stimolarlo. E quindi c'è comunque questa etica del super lavoro. Beh, qui però stiamo parlando dei livelli altissimi della stratosfera, cioè il modo in cui Steve Jobs costringe i suoi collaboratori più stretti, quindi il top della Apple, a rimettersi continuamente in discussione, a non sedersi mai. Questo è un altro aspetto, un aspetto positivo del mondo più avanzato, più innovativo delle imprese tecnologiche americane, che non sono, non a caso, non sono delle gerontocrazie dove uno arriva al vertice, si siede lì, occupa quella poltrona e con manovre di potere rimane lì per tutta la vita. Bisogna essere continuamente capaci di dimostrare che si è degli inventori. Questo è la gara in cui Steve Jobs impegna continuamente i suoi collaboratori. Ecco, una delle ragioni per cui poi mi soffermo su Steve Jobs è, ancora una volta, una ragione di superiorità degli Stati Uniti rispetto alla Cina, che la Cina ha aumentato
la sua capacità produttiva, è diventata la fabbrica del pianeta, è diventata la prima nazione esportatrice del mondo, ma non ha ancora inventato un solo gadget che faccia sognare il resto del mondo. Tutte le cose che sono entrate a plasmare la nostra vita quotidiana vengono tutte dalla California. Non a caso, perché quello è un luogo dove viene esaltato il genio creativo e il genio trasgressivo, che richiede un ambiente di libertà e di tolleranza. Ancora la Cina non vince i cuori, come invece fa l'America ancora per adesso. Io, prima di fare l'ultimo giro di domande e far raccontare la più volte annunciata storia di Lhasa, perché ritengo sia straordinaria e chiude anche un po' il cerchio dei discorsi che facevamo su visibilità, invisibilità, libertà e non libertà tra Stati Uniti e Cina, volevo sapere se c'era qualche domanda dal pubblico oppure da internet. Non so se c'è qualche cosa, basta alzare la mano e la facciamo. Sì, eccomi. Vai. Allora, abbiamo da Alfredo da Roma, che ci segue live. Dal momento che la Cina ha rilevato gran parte del debito pubblico USA, quale potrebbe essere il modo per utilizzare questo debito per esercitare un potere sull'America? Beh, è verissimo intanto che la Cina è il principale creditore estero degli Stati Uniti, questo già da diversi anni. L'America non potrebbe rifinanziare continuamente il suo debito pubblico se non ci fosse la Banca Centrale di Pechino che, dall'alto dei suoi 3.000 miliardi di dollari di riserve valutarie, continua a comprare bot americani, l'equivalente dei bot, si chiamano Treasury Bonds americani. Questo dà alla Cina un potere di pressione sugli Stati Uniti, indubbiamente. È anche una relazione di dipendenza reciproca. La Cina lo fa, continua a finanziare il debito pubblico americano non per generosità, ma un po' perché pensa che sia un buon investimento, che comunque i titoli del tesoro americano hanno meno rischio di andare in bancarotta, di essere insolventi rispetto a quelli del titolo del debito pubblico greco o portoghese, ma lo fa molto perché l'America è il suo primo mercato di esportazione, quindi si è creata una simbiosi tra queste due nazioni. I cinesi fanno credito perché con quel credito gli americani comprano prodotti made in China, quindi non ha interesse la Cina a spezzare questo circolo virtuoso. Ogni tanto sbatte i pugni sul tavolo, ogni tanto il primo ministro cinese Wen Jiabao dice in consessi ufficiali come il G8, il G20, dice a Obama: dovete ridurre il deficit pubblico perché noi siamo preoccupati a vedere le finanze pubbliche dell'America, del nostro debitore, così dissestate. Ci sono state delle prese di posizione anche molto dure che provocano poi degli effetti sui mercati finanziari. La società Standard & Poor's ha minacciato di declassare la qualità del debito pubblico americano. Federico, però forse c'è qualche altra domanda? No, una chiosa. No, ma una cosa mi ha fatto venire in mente, la domanda di Alfredo, era però questo potere, questa influenza cinese verso l'America mi pare adesso essere legata veramente solo ai soldi, cioè non c'è, mi sembra, una capacità culturale di influenzare, come dicevi tu, i costumi, i comportamenti, di innovare, di inventare. Tu racconti anche, per esempio, che esiste, io mi chiedo quanti lo sapessero, una All News cinese, dice tra l'altro super finanziata con un sacco di quattrini, si chiama CNC, se non sbaglio, World, con una sede straordinaria a New York, che però nessuno vede perché di fatto non fa programmi brutti, probabilmente, non lo so. Sì, questa è una fotografia della situazione attuale in cui la Cina è un gigante economico, una superpotenza economica, sta comprandosi altri continenti, sta espandendo la sua influenza economica, commerciale, e tuttavia rimane un nano culturale rispetto all'America come noi la conosciamo, la fabbrica dei sogni, dalla capacità innovativa di Apple a Hollywood, alla letteratura americana. Tuttavia le cose non stanno ferme, non staranno ferme. Per esempio la Cina sta già investendo una parte delle sue risorse nella promozione dell'insegnamento del mandarino,
nelle scuole americane già oggi la seconda lingua più studiata, che aumenta più rapidamente, è il mandarino, con varie critiche, con generosi, creando anche delle tensioni, perché quando alcuni genitori americani, quando hanno scoperto che gli insegnanti di mandarino ricevevano sovvenzioni addirittura dal governo cinese, si sono sentiti un po' preoccupati da questa interferenza della Cina nella politica scolastica americana. Però queste cose succederanno sempre più spesso, cioè non attenzione a non sottovalutare la Cina. Intanto la Cina ha 5.000 anni di storia, una civiltà più antica della nostra, più ricca della nostra, è stata a lungo nella sua storia, fino a 5 secoli fa, il paese più avanzato del mondo, anche dal punto di vista scientifico-tecnologico, sta riscoprendo le proprie radici, sta valorizzando il proprio bagaglio culturale che era stato messo da parte, era stato quasi amputato nel periodo della rivoluzione culturale maoista. Quindi è una Cina che si appresta a tornare a galla anche come esportatrice di valori culturali. Il vero limite sta nel suo sistema politico, cioè finché non cambia, non spezza questo sistema autoritario, non è capace di sedurci con i suoi valori, perché non sono valori universali quelli rappresentati dal presidente Hu Jintao, dal premier Wen Jiabao, che tengono un premio Nobel della pace in carcere. Chiaro. Abbiamo altre due domande da web. Sì, ne abbiamo una sorpresa da questa ragazza meglio. Che si è proposta. Buonasera, volevo sapere la sua opinione su come è cambiato il rapporto tra Cina e Giappone. Beh, vastissimo tema, di cui mi sono occupato di più in altri libri precedenti, come l'Impero di Cindia. Il rapporto tra Cina e Giappone risale a vicende molto antiche. Il Giappone si può considerare storicamente all'origine come un'appendice della civiltà cinese, perché dalla Cina è venuto al Giappone uno degli aspetti fondanti della sua civiltà, che è il confucianesimo. Confucianesimo che non è una religione, è una filosofia laica, che però spiega tanti aspetti di quella società. Quando ad esempio in occasione della tragedia del terremoto, dello tsunami, siamo rimasti ammirati dalla compostezza con cui hanno reagito i giapponesi, da quel mettersi subito a lavorare per ricostruire il paese, la solidarietà collettiva, sono valori molto tipici di società confuciane, che mettono la comunità al di sopra dell'individuo, che hanno un forte senso della coesione sociale. Il Giappone però è stato anche il primo paese d'Oriente a riuscire una sua versione di inseguimento dell'Occidente, il primo a svilupparsi economicamente come una grande potenza industriale, ha invaso la Cina, ha occupato a lungo la Cina, quindi c'è stato un periodo di violenze, di saccheggi, lo stupro di Nanchino prima della Seconda Guerra Mondiale. Questo ha creato dei rancori molto profondi e nel dopoguerra i rapporti tra Cina e Giappone sono stati difficilissimi. E tuttavia, quando Deng Xiaoping, l'erede di Mao Zedong, decise di avviare la Cina verso l'economia di mercato, di trasformarla in un'economia capitalistica, il suo primo modello, prima ancora degli Stati Uniti, fu il Giappone, perché era l'unico caso di un grande paese asiatico che aveva copiato l'Occidente con successo. Vai. Abbiamo un'altra domanda dalla rete, presa da Facebook. Recentemente Rampini ha pubblicato un lungo articolo su come i giovani blogger americani ormai vengano invitati agli incontri con Obama. Che cosa ne pensa invece di quello che sta accadendo in Italia per quanto riguarda i blog di news e di commenti alle news? Ma è vero che Obama è un presidente molto moderno anche nelle sue tecniche di comunicazione. Quando era in campagna elettorale non si staccava un momento solo dal suo BlackBerry. Usa Twitter, usa Facebook ed ha un rapporto molto, molto aperto con le nuove generazioni e con la blogosfera americana. Della situazione italiana, devo dire, ho una visione un po' da lontano, nel senso che io ho a mia volta un blog sul sito di Repubblica, si chiama Estremo Occidente, cioè all'incontrario del titolo del libro, e quindi partecipo quotidianamente di un dialogo, però non so quanto i blogger italiani soffrano qui di un limitato sviluppo di questa nuova forma di comunicazione. Onestamente, non vivendo in Italia, questo è un aspetto su cui devo imparare da voi.
Ne abbiamo molti. Purtroppo qua. Non abbiamo nemmeno Obama come presidente del Consiglio. Forse un problema dei blogger italiani è questo. Volevo chiudere con questa Obama, l'applauso ad Obama, ovviamente. Abbiamo c'è una domanda. La Cina sarebbe disposta a comprare il nostro debito? Ma sì. Domanda prodomo sì. Nostra, diciamo. La Cina sarebbe disposta a comprare, guardi che c'è un precedente molto molto vicino. Quando l'anno scorso siamo stati molto vicini a una bancarotta di Stato della Grecia, il governo greco è stato a pochi passi da un'insolvenza sul suo debito pubblico, i cinesi si sono presentati con due proposte, una di sottoscrivere una parte delle emissioni di titoli pubblici della Grecia, e l'hanno fatto, e per loro sono pochi spiccioli, cioè hanno staccato un assegno senza neanche pensarci, e la seconda gli hanno detto vi compriamo il porto di Atene, e l'hanno fatto, la Grecia ha venduto al governo cinese il porto del Pireo di Atene, che i cinesi hanno comprato perché li interessava, la utilizzano adesso come una delle loro basi logistiche nelle esportazioni attraverso la flotta mercantile cinese in tutto il Mediterraneo. Potremmo provare a vendergli la Fontana di Trevi. No, ma di recente, l'altro ieri ero a presentare il mio libro a Genova, mi dicevano che le autorità portuali del porto di Genova vengono regolarmente convocate dagli americani, che sono preoccupatissimi all'idea che il prossimo passo per i cinesi sarà venire a comprarsi diversi porti in Italia, quindi loro sono interessati, hanno i mezzi per finanziare il nostro debito pubblico, però hanno anche una strategia più lungimirante, gli interessano dei pezzi della nostra economia che possono essere utilizzati ai loro fini. Cavolo. Non so nemmeno come siamo con i tempi. Sta per chiudersi bene, la però, diretta. Però mi manca una domanda che avevo più volte annunciato e che voglio che Federico racconti, perché è un passaggio straordinario che chiude un po' le fila di alcuni ragionamenti che abbiamo fatto oggi e che racconta nel libro. E sono appunto quei giorni di luglio del 2008 in cui tu sei il primo giornalista occidentale a rientrare a Lhasa in Tibet, dopo 3 mesi di blackout sia fisico che comunicativo, perché non passava comunicazione, internet chiusa. Come abbiamo detto, anche attraverso questo sistema viene anche controllata l'informazione in uscita. E racconti di una città fantasma in cui la resistenza passiva di chi era lì era proprio non fare niente, chiudere i negozi, scomparire. E vuoi raccontarci questa Lhasa come l'hai vista e anche raccontarci cos'è adesso del Tibet, che spesso rientra, ritorna, ma molte volte non si ricorda, non si sa bene cosa succede. Sì, il Tibet è forse la regione della Cina che amo di più per tantissime ragioni, la bellezza naturale, un popolo straordinario, una spiritualità interessantissima, meravigliosa, l'avevo visitato più volte, sono riuscito a entrare nel Tibet 3 mesi dopo la rivolta del marzo 2008, nell'anno delle Olimpiadi, sono entrato clandestinamente, non utilizzando ovviamente il mio passaporto di giornalista, sono stato espulso dopo 3 giorni e vietato di reingresso in Tibet per 2 anni come sanzione. Ho visto uno spettacolo orrendo, uno spettacolo deprimente, quella Lhasa, la capitale del Tibet, che ha 3.500 metri di altitudine, che ricordavo come una delle città più gioiose, più serene, era trasformata in una città fantasma, con parte della popolazione scomparsa e l'esercito che pattugliava tutte le strade, autoblindo ad ogni angolo di strada, l'esercito in posizione di combattimento, cioè con armi da combattimento spianate, soldati su tutti i tetti dei templi, i templi buddisti con la polizia dentro. Molti, molti monaci scomparsi nelle carceri, nei campi di rieducazione, molti di loro non torneranno mai più. Ed è stato anche la prova generale di quello che poi avrei visto l'anno dopo nella regione dello Xinjiang, degli Uiguri, la minoranza islamica, dove lì fu ancora più
perfetto, diciamo, a tenuta stagna l'isolamento elettronico. Lo dico per tre perché mesi non passò un'email fuori. Non funzionava più neanche il mio telefonino. Cioè, quando io ero dentro lo Xinjiang non riuscivo neanche più a telefonare a Pechino. Cioè, avevano creato una muraglia elettronica intorno allo Xinjiang per isolarlo, per cui era difficilissimo mandare notizie al di fuori. E questo, diciamo, l'efficienza anche della macchina della censura cinese. Al tempo stesso adesso sono in atto delle manovre molto sottili, molto subdole del governo cinese che vuole controllare la successione al Dalai Lama. Il Dalai Lama, che è il leader spirituale in esilio, che dal 1959 vive fuori dalla Cina, e il governo cinese tenta di essere lui a scegliere chi sarà il prossimo Dalai Lama in modo da poter insediare un fantoccio che quindi concluda l'operazione di controllo politico-culturale sul popolo tibetano. Ecco, il Dalai Lama, devo dire, persona di grandissima saggezza, ha sempre cercato il dialogo con il governo cinese, anche riconoscendo dei meriti alla Cina, perché poi nella sua saggezza vede che qualcosa di positivo la Cina ha portato in Tibet. Sviluppo economico, certamente, di un paese che era poverissimo, che era arretratissimo, dove si moriva di fame, e quindi sviluppo economico, certi livelli di istruzione, però al tempo stesso un apartheid etnico, perché i migliori posti di lavoro, le attività economiche più redditizie sono tutte in mano ai cinesi che emigrano in massa. La costruzione della ferrovia, che io ho preso, quella meraviglia tecnologica, una ferrovia che viaggia fino a 5.000 metri di altitudine tra Pechino e Lhasa, è anche stata voluta per accelerare l'immigrazione di cinesi e quindi la normalizzazione etnica. Che adesso sono maggioranza in Tibet. Che stanno diventando la maggioranza. Allora, mi sembra che abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Io ringrazio intanto Federico Rampini e ricordo, forse c'era da dire i 5 libri di Federico. Potete fermarvi anche se finisce la diretta, perché abbiamo delle domande dal pubblico. Ah, va bene, lo so, se Federico vuole non ci sono problemi. Intanto ringraziamo, allora salutiamo, come si dice, il pubblico da casa e continuiamo ancora qui per alcune domande. Prima aveva detto che la Cina sarebbe interessata ad alcune parti della nostra economia. Quali parti? E poi adesso, visto che la Cina ha aumentato notevolmente il proprio PIL, oggi leggevo un articolo sulla stampa.